La benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa attività commerciale e su tutti quelli che in esse sostano, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Tanti auguri. Giovedì sera, grande inaugurazione a San Lorenzo di Sant'Egidio del Monte Albino, il Flute Lounge Café, una importante realtà sul nostro territorio. Buona visione! Come ti chiami? Angelo. Angelo, un amico di famiglia? Sì. Cosa possiamo augurare al Lounge Bar Flute? Indubbiamente tanta fortuna e tanto successo. Sei uno dei clienti? Certamente. Salutiamo Night and Day. Ciao, saluti. Bene, allora parlando di questo luogo, il Flute Lounge Bar di San Lorenzo di Sant'Egidio del Monte Albino, credo di aver incontrato degli amici della proprietà, giusto? Sì, esatto. Qual è il nome? Io sono Enzo. E poi? Tania. E ancora? Gaetano. Antonella. Benissimo, stavate esprimendo un giudizio forte e positivo? Certamente, molto bello. Un ambiente molto nuovo, accogliente, tutto studiato con attenzione, cura nei minimi particolari e dettagli, fatto con molta attenzione. Prima però mi sembra di aver annusato qualcosa che facesse parcheggio, posti auto, no? Non era una cosa. No, assolutamente, noi abbiamo parcheggiato in modo corretto, preciso e non siamo stati disturbati e chiamati. Quindi comodamente adesso vi state intrattenendo e spero possiate, come dire, apprezzare questo luogo anche in altri momenti. Certo, certo, sicuramente. Cosa vi ha colpito maggiormente? No, un po' di tutto, insomma. Ma ti piace in toto? Sì. Non cambieremo nulla. No, non cambiate nulla. Quindi verremo a gustare qualche drink? Sicuramente, sicuramente. Perché poi mi dicono che si potranno gustare delle specialità al cucchiaio. Sicuramente verremo praticamente quando ci sarà meno confusione e più attenzione da parte della proprietà. Sì, pensa un po' lo guidem. D'accordo, un saluto a Night and Day. Ciao. Grazie. Ebbene, passeggiando qui al Flute di questa meravigliosa località che sarebbe San Lorenzo di Sant'Egidio del Monte Albino. Ecco, in rappresentanza naturalmente troviamo il sindaco, sicuramente un amico di famiglia che potrà esprimere un giudizio su questo luogo. Assolutamente, sono orgoglioso di essere amico di Torino Wool, ma soprattutto della famiglia Wool. Basti pensare che io sono nato e cresciuto a 100 metri, quindi Don Ferdinando Wool, il papà di Tonino, ecco, mi ha aiutato a crescere, a insegnare tanti valori che io ricordo sempre con stima e con tanto affetto, e oggi vedere questa struttura qua, ecco, è come vedere Don Ferdinando, uomo veramente di grande passione, uomo di grande carattere, e sono veramente orgoglioso di essere il sindaco di questa comunità, ma soprattutto in questi momenti, ecco, bisogna stare vicino a queste persone che hanno il coraggio di investire in momenti di difficoltà, e allora io come sindaco e come cittadino e come amico di Tonino gli sono sempre vicino. Io volevo formulare altre domande, ma mi sembra che in questo messaggio sia racchiuso veramente tutto il concetto di quello che può essere, sia l'aspetto sentimentale che quello che ci auguriamo sia il futuro roseo del Flute Lounge Bar. Assolutamente, io mi auguro veramente tanta fortuna per Tonino e per la sua famiglia, perché lo merita veramente. Allora, a questo punto salutiamo semplicemente Night and Day. Ciao a tutti. E diamo così, come dire, dulcis in fundo, un benvenuto ad Antonio Vuolo. Io un attimo fa
ho avuto il piacere di intervistare il sindaco, che ha speso non una parola, non due, ma credo milioni di parole per poter esprimere un concetto sia di sentimenti puri, ma anche di grande rispetto nei confronti di un grande Ferdinando Vuolo, papà. Quindi un grande futuro ci aspetta, è una proiezione di quello che può essere il vissuto di un papà che ha creduto in tanti progetti. Ora c'è Antonio con l'altro Ferdinando Vuolo, quindi di generazione in generazione. E la continuità. Io in questo momento dico soltanto una cosa: grazie a coloro che non ci sono. Grazie mamma. Ebbene, diamo il benvenuto a Rosaria, non per ultima assolutamente, perché meno importante, ma perché impegnata naturalmente in quelli che sono gli incontri con gli amici. Stasera veramente sono venuti tutti per inaugurare questa splendida struttura, il FLUT, un grande lavoro, un grande sogno che si realizza. Sì, è un sogno che si realizza finalmente. Do un in bocca al lupo a mio nipote Ferdinando, che lo merita tanto, ma soprattutto Antonio, che ci ha messo tutto l'impegno, tutto il cuore e non solo. Un grande investimento, tutti chiaramente hanno sottolineato l'importanza del momento, la crisi, le cose, ed è in questi momenti che bisogna investire. Voi l'avete fatto? Sì, sì, Antonio ha fatto questo progetto per il figlio, per creare un futuro a Ferdinando, sperando il meglio, speriamo che la gente apprezzi tutto questo veramente, perché è un qualcosa di meraviglioso. Annabella, è stato voluto 3 anni di sacrifici, ho assistito ad ogni minimo passo, passo passo. Ci sono tanti dettagli. Sì, tutto, ma c'è soprattutto una cosa, la passione. La passione per questo lavoro, perché il ragazzo merita, ha sempre voluto fare... Tuo fratello, lo vogliamo dire? Ma Antonio è stato un fantastico, fantastico, Antonio veramente il numero uno. Il numero uno. Dunque, volendo invitare i nostri amici, quelli che sono rimasti a casa. Tutto all'architetto che è l'arredatore, perché sono stati veramente bravi, bravi, bravi ragazzi di cuore, davvero. Poi si vede, no? Allora vogliamo invitare gli amici che sono rimasti a casa a venirci a trovare? Tutti qua, mi raccomando, veniteci a trovare, è bello, si mangia benissimo, ve lo garantisco, e poi c'è bella gente, bello, bello di tutto. Vogliamo salutare qualcuno? Saluto tutti quelli che non sono venuti, che ci venissero a trovare, sai? Rosaria, salutiamo anche Night and Day. Arrivederci, a presto, alla prossima, ciao, 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 ciao. Una vera e grande atmosfera di festa questa sera, sì, per festeggiare l'inaugurazione del Lounge Bar Flute. Ebbene, se si pensa soltanto ad un flute di prosecco, ottimo, o quant'altro ancora possa essere il beverage, vi garantiamo che qui all'interno di questo locale stupendo si possono gustare anche le cose vere, quelle credo contadine, quelle che arrivano direttamente dalla nostra terra. Infatti, non a caso, siamo all'interno della cucina, perché questa sera, per poter far capire quello che di buono si potrà gustare qui al Flut Lounge Bar di San Lorenzo di Sant'Egidio del Monte Albino, abbiamo fatto capire che ci sta uno scarpariello in corso, work in progress. Ebbene, tutto questo succede ad opera della maestra in cucina che troverete ogni volta. Lei è Maria Vuolo, io le do il benvenuto, non mi schiacciare il piede, e sono contenta di essere con te. Grazie, grazie a te e a tutti quanti voi, e grazie a quanti verranno, sperando di poterli, insomma, in qualche modo allietarli con piccole e grandi dosi. Hai detto benissimo, perché noi ieri sera abbiamo un po' rubacchiato, però non abbiamo potuto documentare con la telecamera, ma questa sera devo dire che ci troviamo in un posto davvero fantastico, che è la cucina del Flut Lounge Bar. Tant'è vero che si sta preparando cosa? Siamo dei pomodorini paccheri allo scarpariello. Cosa c'è più classico di un pacchero allo scarpariello? Quindi giocheremo sempre in casa, perché sarà proprio il prodotto raccolto nell'orto. Sì, sì, come infatti tu hai visto, hai notato, che gustato, assaggiato, quindi sei apprezzato, sei testimone, e quindi lo puoi ben dire. Quindi possiamo aspettare tutti gli amici di Night and Day a venire qui per bere un caffè semplicemente, o tantissime altre cose? Tantissime altre cose, quelle che offre Flut. Saluta Night and Day e tanti auguri ancora. Night and Day, ok, ciao.